Troviamo a Villa d'Este, una delle perle del cosiddetto bel paese, ed è un giardino delle meraviglie ed è un giardino che ha un sito UNESCO da 20 anni, dal 2001, proprio perché è matrice del concetto del giardino all'italiana, cioè questa sintesi incredibile e unica fra l'operato dell'uomo che agisce sulla natura antropizzandola e la natura stessa. L'elemento che connota questa villa straordinaria e meravigliosa è sicuramente questa simbiosi con l'acqua. L'acqua è un elemento architettonico, organico e fluido che permea in tutte le sue parti questo luogo straordinario di 4 ettari. Siamo alle porte di Roma e ovviamente questo giardino ha la peculiarità di essere cosiddetto giardino antiquario, proprio perché è un giardino dove il dialogo e il connubio fra antichità romane e un nuovo modo di intendere lo spazio verde viene suggellato tramite Ippolito II d'Este, che ne fa una sorta di giardino dove avviene la metamorfosi letterale fra la natura e l'intervento dell'uomo. È quindi un giardino dove si verifica quest'idea di natura naturans, dove la natura cerca di creare una sfida con la perizia ingegneristica dell'uomo e l'uomo a suo tempo si adegua per diventare parte della natura stessa. Quindi tutto il giardino lavora come una sorta di ecosistema, di struttura straordinaria dove si fonde in maniera se vogliamo coerente e naturale questo continuo scambio, questa continua osmosi fra la bellezza della natura stessa e quindi il paesaggio e la rovina e quindi la parte costruita da parte dell'uomo rinascimentale. Siamo quindi dinanzi ad una sorta di sintesi incredibile delle facoltà umane che proprio il Rinascimento italiano e l'umanesimo portano a compimento, e però all'interno di un sistema in qualche modo in equilibrio, in armonia con la bellezza del paesaggio stesso. Quindi a Villa d'Este abbiamo l'esempio più maturo, più interessante e più articolato di ingegno e natura, dove l'acqua e quindi il movimento dell'arte e l'acqua stessa intesa come elemento che crea meraviglia, che crea artificio, diciamo trovano la loro massima espressione. Non a caso questa è una villa che poi diventerà matrice di tutte le ville successive, di tutte le ville che hanno una velleità di tipo universalistico. Basti pensare a Caserta, basti pensare a Versailles e a tutte le ville ottocentesche che in qualche modo rendono l'elemento acquatico fondamentale nella loro costituzione. Quindi l'acqua è sì funzionale, ma crea anche benessere psicofisico per coloro che entrano all'interno di questo meraviglioso ecosistema paesaggistico.